Ok ragazzi, la live è iniziata in ritardo. Mi scuso, non ho avuto da fare. Siamo al settimo minuto sullo 0-0. Non posso fare la predica iniziale questa volta. Attenzione a Tamez. Aspetta, sta giocando Gabbia? Sta giocando Adli. Come sta giocando Adli? Verona che è molto propositivo. Ha fatto i primi 8 minuti alla grande. Ecco, ha fatto i primi 8 minuti alla grande Verona. E grazie per questa notizia. Con intraprendenza. Qui c'è bello la parte di Rusic che è importante. Giroud è anche abbastanza Leao. Clamorosa spalanca prima Giroud. Leao dentro. Occhio al suggerimento in mezzo, la deviazione. Giroud è autogol? Con la solita iniziativa. Vabbè, Leao ovvio. È autogol? Leao esulta. Clamoroso che ha spalancato Arri la possibilità per il no, aspettate, devo capire un secondo. Vabbè, qua l'elettropassaggio è stato proprio Leao a quel punto una cosa abominevole. Poi qua Leao supera il difensore. Ah, Veloso se l'ha buttata in porta. Dai, su 1-0. Cioè, il Veloso ha fatto così ancora prima che la palla andasse in porta. Buono, dai. Minchia, ma Leao che accelerazione ha fatto. Grande lavoro e poi la deviazione. Vabbè, poi vabbè, a rivederlo è incredibile. Vabbè ragazzi, non voglio sembrare la pecora nera, però se non la buttava in porta Cosmi, che è il peloso, la buttava in porta Giroud, quindi neanche così è clamoroso alla fine. Dai che è l'ultima nitata Rusano questa, forza. Regaliamogli un clean sheet per l'ultima. Io sto cercando di capire come sta giocando il Milan. Allora, Krunic, Adli e Gabbia. Blu. E i centrali sono Gabbia e Tomori perché Kalulu sta facendo il terzino, Tamese. Giustamente. Tamese De Paoli! Un altro autogol. Per il pareggio, per l'1-1. Autogol di Gabbia. Va a ringraziare. Palla che finiva fuori di un metro, raga. Sì. Dai ragazzi, ma siamo seri. Forse andare un po' più deciso se voleva. No. Goal. Cioè solo una persona poteva farsi autogol, eh. Dispiace dirlo, ma su di lui Hernandez, Leao. Teo, Leao no, non si capiscono. Qui esecuzione meno rapida del solito per Leao. Hernandez, ragazzi, Teo sta cannando tutto. Ripartenza per Teo, sta cannando tutto. Ha cannato la triangolazione con Leao, ha cannato il cross adesso, si è fatto bucare. Anche ragazzi, Tonali sta cannando questa partita esattamente come la sta cannando Teo Hernandez. Bene, ha dato un calcio d'angolo che non c'era l'arbitro. Ah, ok. Bene, questo arbitro, ragazzi, se non vede le rimesse dal fondo che sono veramente nette, cioè lo vedi anche la TV in 480p, lo vedi che c'è una deviazione? Si è messi molto bene. Teo per Leao. Partito. Ad Andrea, dove dovrebbe esserci Hernandez? Più nessuno. Dovete spiegare perché Magnani al minuto 37.04 del primo tempo, su calcio di punizione per il Milan, butta via la palla in tribuna. Poi se alla fine perderete 2-3-1, vi sta bene, perché vi sta bene. Mi raccomando, poi all'80esimo, 85esimo, quando perderete 2-3-1, calciala via la palla. Voglio vederti che la calci. L'ho detto anche di Tonali, ragazzi, anche lui si è visto veramente poco sta partita. Cioè no, Teo si è visto, ha fatto minchiate. La volta che Teo l'ha fatta giusta, ma andava in porta Tonali, eh. Cioè non c'era cazzi, Tonali andava in porta proprio. Beato e sereno. Che poi sceglie comunque questo tipo di manovra con la giocata in mezzo alla deviazione. Mamma mia, tra un po' fan gol. Altra possibilità. Raga, non sto di buon umore stasera e non sto neanche benissimo fisicamente, quindi vi chiedo per favore di vincere sta partita. So che non è un campo facile, lo so. Fine primo tempo. Non lo so. Ok, secondo tempo, siamo alla famosissima pubblicità prima che inizi. La seconda frazione di gioco è boh. E non solo. Boh. Ho visto Righi spogliato, nel senso, senza tuta, con la maglietta da gioco. E vediamo cosa succede. Fuori Diaz e Giroud, dentro Rebic e Origi. Giroud faceva tante sponde, però. Non lo so. Tra l'altro, ragazzi, ho bisogno anche di un gol di Rebic per salvarmi la giornata al fantacalcio. Origi e Magnani scivola. Magnani. Origi dentro verso Rebic, cioè l'idea è anche buona. Tonali! Ribattuto! Ien allontana ancora Leao. Per Leao
Appoggio alla fine. Appoggia. Quindi prova Kalulu. Verso Kalulu. Ah, ci becchiamo il contropiede. No. Ripartenza Ellas. Si arriva in posizione avanzata. Attacca con quattro uomini. Arriva anche Rustic dall'altra parte. C'è no. Sul destro. Ancora. Se la porta sul mancino. Rustic sinistro fuori. Mamma mia. E alla fine. C'è da una super occasione per noi. Siamo passati a 20 centimetri da prendere il gol del 2-1. Meno male che c'è Tomori che affronta l'uomo, ragazzi, in maniera impeccabile. La maggior parte delle volte. Il centrocampista che è Tamez. Che prova a disturbare Verdi. Io che quest'estate, raga, dicevo prendete lui al posto di Chessie. Non andate a cercare Renato Sanchez, cose così. Andate a prendere Tamez. Tutti mi davano del matto. Teo non tirare. Rebic, Montipoteo. No! A valanga Hernandez col tentativo di testa. Adesso ovviamente bisognerà verificare le condizioni del difensore del Verona perché... chiaramente gli ecco, da Rebic non mi aspettavo un errore così. È vero che comunque c'aveva il difensore lì, quindi non è che potesse sicuramente controllare la palla. Non mi aspettavo un tiro così da Rebic, sinceramente. Però vedo un Milan che, a parte quel contropiede lì che vi avrei troncato il collo uno per uno, ci siamo. E purtroppo, nonostante io non mi potessi mai aspettare un errore così su una palla del genere da parte di Rebic, devo anche dire che qua, in queste occasioni qua, in questi mini momenti qui, tanto angolo per il Verona, è in queste occasioni che si sente la mancanza di un bomber da 20 gol a campionato. C'è Tonali in pressione, la giocata verso De Paoli, quindi occhio a Veloso. De Paoli Veloso dentro. Fuori testa Piccoli, traversa di Piccoli, ragazzi. Sta lì, altro pallone allontanato. Destro! La conclusione che finisce alta, si era coordinato ancora una volta. E la conclusione finisce alta ancora per Günther. Sì, ragazzi, però qui gabbia. Il nuovo entrato. Qui gabbia. La traversa. Qui gabbia, cioè oltre che essere buttata in porta. Due volte. Totalmente a farfalle, senza Günther. Totalmente a farfalle, raga. Anzi, non è che a farfalle. Magari a farfalle. Non va a marcare l'uomo che poi va a saltare per prendere il pallone. Cioè, raga, da qua al mondiale abbiamo tutti impegni fattibili. Io non voglio scuse, 29 minuti, raga. Quando lo facciamo gol? Faraoni contro Tomori. Hernandez riesce a uscirne fuori. Alla fine la conclusione è centrale, ma veramente. Ma questa partita qua, cioè, che mangiato prima della partita? Se esce Tamez, può essere un segnale positivo. Dai, mettono Onglà. Dai, ha messo Piccoli Onglà. Dobbiamo vincerla. No, Djuric no. Djuric no. Ecco, Djuric no. I fantasmi salgono con Djuric. Ben Aurighi, Magnani, fallaccio. Giallo. Bellissimo che il telecronista tipo 30 secondi prima ha detto 9 falli soli, niente ammonizioni. Brum. Gli ha pestato i coglioni. Onglà ha pestato i coglioni a Popega. Aia. È cominciato il momento della partita in cui due passaggi, gioco fermo 2 minuti. Due passaggi, gioco fermo 2 minuti. Possibile che non ci siano i raccattapalle nella zona delle panchine? Teo non tirare. Ha tirato. Dai. Tuali dentro Rebic. Cosa ha preso? Rebic. Ciao. Conclusione alta, occasione. Secondo gol cannato da Rebic, raga. Io mi ricordo, ragazzi, stagione 2020-2021, penultima partita del girone di ritorno, Milan-Benevento. Si vinse 2-0 facendo una cosa come 20 tiri in porta. Partita che poi si rivelò fondamentalissima per l'accesso alla Champions League. Fecero gol, credo, Çalhanoğlu e Serie Makers, una cosa così, no? Non voglio sbagliarmi. Ma Montipò, ragazzi, prese tutto. Sì, però il Verona non può aspettare 40 secondi per battere la rimessa laterale. Non può. Rebic. Origi. No. Conclusione larga. Come se ne è un tiro al bersaglio. Sta diventando sta partita. Oh. Cioè, De Paoli sta ripartendo. Hernandez lo raggiungi facendo due passi. Li chiude la linea e gli va a far fallo. Dato che c'è anche Toali dall'altra parte che sta provando a contrastarlo. Tentativo di verticalizzazione. Colpo di testa di Hernandez. Tonali appoggiato su Leao. Rafa. Buono il lavoro di Leao. L'esitazione giusta per prendere il tempo per la giocata per bello Tonali. Sandro. E ora perdete tempo. E ora vi voglio vedere per...
per una rimessa laterale. Adesso vi ci voglio vedere. Forza, forza, voglio vedere. Voglio vedere se adesso ci impiegherete altri 40 secondi per una rimessa laterale. Brutte merdacce. Diamo, Tonali. Segna sempre a Verona. Andiamo. Dentro Tio per Leao. Il cambio che state vedendo. Boh, vabbè. Ma guarda, adesso che non perdono tempo. Poi il buco. Mamma mia, Piccoli. Che finisce alta la parte di Piccoli. Guarda un po', la palla esce, la raccolgono, fum! Guarda sti bastardi, guarda sti bastardi! Prima, con calma, caffettino, cioccolata calda, con panna, messaggino alla fidanzata e poi forse rimessa laterale. Di battuta in mezzo a cercare Djuric, palla che... Ha detto no! La conclusione e l'intervento di Kalulu, proteste dell'Hellas. Mamma mia, grande Tio. Qua all'88esimo di Verona-Milan, una partita combattutissima. Leggo che il Napoli ha comprato Mutanda. Ecco qua, io l'ingresso di Chou lo ammiro un casino. Però qui, su questo risultato, a questo minuto, un Leao stile Empoli, dato che il turno infrasettimanale non c'è, io l'avrei tenuto in campo. Faraoni, deviazione, poi il tentativo di salvataggio ancora. Cosa succede? Cosa succede, ragazzi? Un fallo di mano, intanto il contropiede del Milan. Sì, vabbè, ma ogni palla volante qua chiedono un fallo di mano, eh. Giallo per Rebic, così mi manda a fanculo l'assist. Bellissimo. Dai, no, vabbè, no, qui non può, qui se fischi rigore sei illegale. 5 di recupero, ragazzi, va sofferta. Va sofferta, ma va anche vinta. Che fate? Fischiate Tatarusano perché ci mette tanto? Davvero? Cioè, vi permettete anche di fischiarlo? Origi, Origi, bella conclusione. Rebic, no. Ma perché ste scelte così? Totalmente discutibili. Fischiamo? Stai zitto, Bocchetti. Stai zitto. Stai zitto. Finisce qui. Andate a fare in culo e a perdere tempo da un'altra parte. Andiamo, altri 3 punti. Ci vediamo per Milan Monza. Forza Milan, i campioni dell'Italia siamo noi.